7:47 e sera giovedì. Tu stai lavando i piatti, ma aspetta, guarda qui. C'è la TV accesa, in onda siamo noi. Che dici? Ti aspettavi meglio, ma che vuoi? Noi siamo quelli del Mi Ritorni in Mente Show, come se ci avessi mai scordati. Teniamo compagnia ai bimbi e anche ai nonni, e c'è spazio per imparare un po'. Qui è il Mi Ritorni in Mente Show. Si parte con la sesta puntata del Mi Ritorni in Mente Show, Marta. Sul canale 87 di RBE, anche su YouTube, abbiamo qui un pubblico fantastico del Teatro del Moscerino. Ecco! Grande pubblico! Grazie a Matteo Sibilla che ci accompagnerà. Grazie a me! Come Marta, dobbiamo cominciare. Però prima di cominciare, noi abbiamo uno sponsor importante che ci sostiene, no? Importantissimo, sì. Veramente ci ha dato tanti soldi, continua a darcene, sì. Oggi ce ne darà ancora di più. Perché Marta? Dillo perché tu. Lui ha detto, ma perché mi mettete a metà dello show oppure in coda? No, io voglio essere messo all'inizio. Perché così vi do più soldi. E lui ha detto, sì. Ma certo, allora ti mettiamo all'inizio. Se no? Per i soldi. Per i soldi, va benissimo. Cioè, così, Il finanziamento aiuta, noi possiamo fare tante puntate del Mi Ritorni in Mente Show e quindi possiamo continuare. Quindi grazie al tonno sonno che è il prodotto che ci sponsorizza. Grazie veramente. Grande prodotto. E quindi facciamo subito uno stacchetto pubblicitario, sì. No? Sì, si comincia certo, così. Come migliori programmi. Come certo, migliori programmi. Con la pubblicità. Così. E quindi lanciamo subito la pubblicità. Tonno sonno, piace al gatto e pure al nonno. Tonno sonno, che sonnifero sto tonno. Tonno sonno, stonno tonno. Tonno sonno. Tono ipnoinducente. Benissimo. Benissimo, adesso è tutto in discesa, tutto facile, eh? Tutto è meglio, tutto meglio. E quindi entriamo subito nel vivo, no, della puntata, sì. Di oggi. Presentiamo subito il nostro super ospite. Dai, subito col super ospite, subito, vai, presentalo tu. Oggi vi raccontiamo una storia difficile, una storia che ha avuto molti ostacoli, ma con un bellissimo finale. E stiamo parlando di una storia di transizione di genere. Ce la racconta qui sul palco del Moscerino e su RBE Andrea. Andrea, ciao Andrea. Grazie. Bene, possiamo sederci. Possiamo accomodarci. Sei sul trono oggi. Oh, queste luci. Non ti piacciono? Sì, no. Spegniamo. Le spegniamo. Accecanti. Ce lo devo guardare là. Allora, vogliamo subito indagare un po' la tua storia, se ci permetti, se affrontiamo bene l'argomento. Allora, dal 2018 ti chiami Andrea. Esatto. Allora, vuoi raccontarci un po' appunto la tua storia, come è iniziata, cosa è successo? All'improvviso. Sì, in breve. In brevissimo, allora, ho fatto già un podcast, cercherò di essere ancora più breve. Allora, sin da piccolo, proprio sin dalla storia che Marta già conosce del grembiulino verde, sentivo di non appartenere al genere femminile. Però io sono nato negli anni 90, erano anni in cui adesso è molto più diffuso l'argomento. Io ovviamente mi vergognavo e pensavo di essere anormale, quindi di avere qualche problemino. Non mi riconoscevo nel genere femminile, anche quando andavo a scuola, sin dalla materna più o meno, con le mie amichette,
e tutto, non volevo neanche indossare, cioè, il grembiule rosa. Cioè, avevo proprio già questa, non so, non mi piacevano questi colori, che un tempo era molto netta la divisione, colore azzurro per i maschi, colore grembiulino rosa per le femmine, e quindi avevamo trovato una quadra con mia mamma del grembiulino verde e acqua. Verde acqua, perché verde c'era acqua. O giallo, ma giallo già non mi piaceva, quindi verde acqua. Che poi il verde è bellissimo. È il mio colore preferito da sempre, tra l'altro. Non c'entra niente. Anch'io l'avrei voluto verde. Ma anch'io l'avrei voluto verde. Però era un po'... Comunque, da lì, man mano, crescendo, questa cosa si è sempre radicata dentro di me, sempre più forte. Quindi ho sempre avvertito questo non appartenere proprio al genere femminile, ma da piccole cose, cioè c'erano proprio delle differenze abissali che io notavo anche con le mie compagne, tant'è che sono convinto che secondo me quando uno sente profondamente dentro qualcosa, persino la mente riesce a cambiare strutturalmente il corpo, comunque c'è qualcosa che avviene, perché poi quando mi sono dichiarato, comunque ho deciso di dire questa cosa qua, di non definirmi lesbica, quindi non omosessuale, perché era ancora una cosa diversa, perché tra l'altro no, a me non piaceva nessuno, cioè a me non piacevano né maschi né femmine, quindi era proprio una cosa mia, che mi guardavo allo specchio e dicevo, ma io non mi piaccio, non mi riconosco, e quindi nel tempo poi, quando appunto ho parlato con i miei genitori, con mia mamma in particolare, sin dalle prime, poi c'è stato tutto un percorso, un iter psicologico lunghissimo. Quando ho passato il primo step e mi sono recato in clinica, già dagli esami si è visto che io producevo molto più testosterone rispetto alla media. Quindi questa è stata ancora diciamo una cosa in più che non avevamo mai valutato, ma comunque anche con il team avevano visto che era proprio un qualcosa che si era sviluppato così, e quindi avevano detto molto probabilmente la tua mente ha avuto qualcosa che ha influenzato, comunque il cervello funziona a ormoni, e c'è stato proprio si vedevano dagli esami che c'era qualcosa che non quadrava proprio anche a livello, come si può dire, medico. Da lì ho intrapreso il percorso, qua a Torino, alle Molinette, al CIDIGEM di Torino, e penso a Pinerolo, adesso so che ci sono tantissimi casi, ma io sono stato il primo, cioè a Pinerolo era una cosa, sì, il primo, cioè quando sono arrivato lì ce n'erano tantissimi, ma io ero il primo di un paesino, e tutti mi dicevano, quindi andrai via, scapperai, andrai a New York, a Dubai, come tu, e io ho detto no, io rimango a Pinerolo perché ho un sacco di amici, ho tutto lì, ho la squadra di nuoto, con certo, Marta ci siamo conosciuti nuotando, siamo amici, e quindi da lì è nato tutto. E quindi a livello più o meno clinico, chirurgico, brevemente, quali sono stati gli step che hai dovuto affrontare? Adesso si è ridotta, ma comunque il percorso è molto lungo, perché parte da una psicoterapia lunghissima, psicoanalisi, anche ci sono psichiatri e psicologi che devono verificare che non sia un pallino. Nel senso, mi sono svegliato questa mattina, non so cosa fare, cambio sesso, no, non è così. In Italia è molto più lungo rispetto ad altri paesi, e l'iter ovviamente loro hanno visto sin da subito, perché poi ti fanno anche dei test, anche del quoziente intellettivo e tutto, hanno detto non ha nessun tipo di problema, non sono malati mentali, come si può ancora, c'è gente che ancora crede in questo. E quindi ho ricevuto delle relazioni, perché devo avere delle relazioni diciamo per completare il percorso finali con tutti gli step, e c'è un momento di real life dove loro ti fanno proprio provare a vivere già, non solo avendo un nome diverso, tra l'altro questa cosa del nome è una storia particolare, perché in realtà io mi facevo già chiamare Andrea senza saperlo, era un nome che a me ha sempre... Mi è sempre piaciuto, e tra l'altro è un nome molto unisex, cioè un nome, non è un nome che a me è sempre piaciuto, e mia mamma continua a dire, ma come mai? Così, e poi non conoscevo nessuno che si chiamasse così, è stata proprio una cosa mia innata. Tu pensa che Marta da piccola si faceva chiamare Andrea, io da piccolo, perché mi vergognavo del mio nome Samuel, mi facevo chiamare Andrea anch'io. Ma era un po' cioè, no, per dire, adesso un nome che non si deve passare. Cioè, vabbè, poi ho scoperto una mia amica che si faceva chiamare Marco, non so perché, così dal nulla. Marco è più Andrea era un nome, ma mia mamma secondava questa cosa, perché diceva, ma si cambierà, poi io ero molto sportiva, quindi
c'era anche quella componente che è normale per noi sportivi, stare anche in tuta, certo. Cioè non era una cosa, non si era focalizzata molto, però diciamo che il periodo delle fine medie, inizio prima superiore, quando c'è proprio il passaggio anche di sviluppo, lì si accorta che c'era proprio effettivamente qualcosa di diverso. Ritornando sull'iter, c'è questo primo step psicologico dove ti danno appunto queste relazioni, dove in queste relazioni viene effettivamente certificata la disforia di genere e di conseguenza viene dato il via al procedimento e quindi all'assunzione della terapia ormonale. Invece a livello burocratico abbiamo degli amanti della burocrazia in sala, qui l'abbiamo proprio dichiarato, quindi qui viene il tasto dolente, perché il mio è stato un percorso linearissimo, nel senso che io anche a livello, a differenza delle altre storie che si sento dove hanno subito magari a parte bullismo, ma comunque prese in giro, gente, io ho conosciuto lì al centro un ragazzo che non ha finito neanche la scuola perché si vergognava, pochi amici. Io su questo forse è stato proprio quello che mi ha tenuto legato a Pinerolo, il fatto che a me non è cambiato niente, perché alla gente che io mi chiamassi, il mio nome precedente era Rossella, che io mi chiamassi Rossella Andrea, non interessava, quindi ho continuato la mia vita normalmente con tutti i miei amici. Ovviamente presumo che sia stato anch'io in grado di riconoscere, quindi di avere amici intelligenti, perché dipende anche da quello, dalle scelte che fai nella vita. Quindi ho avuto la squadra di nuoto che in realtà mi ha incitato quasi questo tutesimone, no, non a cambiare, però comunque non erano, non ho detto vabbè, prima ti cambiavi nello spogliatoio femminile, dopo verrai nello spogliatoio maschile, finito lì. E quindi quella era l'unica cosa che non mi dispiaceva, le nostre chiacchiere, però le risate sotto i phone, le ore. E quindi dopo lo step, dopo la terapia, dopo gli interventi, perché la gente non riesce a capire che quando tu arrivi a volerti sottoporre a degli interventi anche rischiosi è perché lo vuoi veramente, altrimenti non fai questo passo. E infatti attualmente c'è, forse passata la legge, che ci si può cambiare nome, documenti anche non operandosi. Secondo me è anche un po' uno smacco nei confronti di chi fa effettivamente il reale percorso, perché l'assunzione della terapia è già una cosa in sé importante, perché vedi praticamente tutto il cambiamento dalla terapia, e l'intervento è non operarti, è un qualcosa a metà, a mio avviso. Però ognuno è libero, certo, di fare quello che vuole, quello che si sente, perché non è che tutti sono anche coraggiosi a questo punto. Quanti anni sono passati? Sette anni. Il processo è durato 7 anni? Sì, a me è durato, ma dalla terapia ormonale più o meno i primi cambiamenti significativi 2 anni, di terapia più o meno, 1 anno e mezzo, 2 anni, e poi gli interventi, perché dopo che hai assunto bene la terapia puoi procedere agli interventi. Ma io mi sono operato in America, non qua, perché sì, a Miami, in realtà Davie, sì, dovrebbe pronunciare il paese dove c'è la clinica. Quella mattina eravamo in 7 da tutto il mondo, io ero l'unico italiano. E cos'altro? E invece poi quando sono... mentre ero là, la cosa divertente, tra virgolette, è che tutti avevano già i documenti, perché ovviamente il cambiamento c'era, cioè certo. Io ho fatto una vacanza appunto con qua una mia amica presente in Sardegna e non avevo i documenti, e il primo ostacolo è stato quando abbiamo preso la casa, che c'era la signora che aveva affittato la casa, che continuava a dire ma chi è Rossella, perché vedeva. E io non sapevo se dire sono io, anche perché quando lo dicevo la gente non ci credeva, cioè vedevo proprio che ma non è possibile, cioè pensavo che scherzassi, però era una cosa invalidante, perché per la macchina mi avessero fermato con la patente, potevi aver preso la patente di qualcun altro, poi avevo le relazioni dietro, avevo tutto. Però era comunque invalidante, perché, ma anche per semplici cose, tipo una vacanza, affittare una casa, devi avere i documenti di chiunque abiti in quella casa in quel momento, ed era comunque brutto, anche perché poi non sai che persona ti puoi trovare davanti. C'è una persona che capisce e comprende come è stata questa signora, e c'è quello che ci può rimanere, pensa a un furto di identità o che lo stai scherzando, e quindi diventava anche pericoloso. E questa cosa a mio discapito è durata 3 anni. Perché purtroppo ho avuto proprio un iter, e l'unica, andava tutto bene e ci doveva essere la particolarità, e per me è stato questo: quando sono stato in America tutti avevano i documenti cambiati, perché là si fa prima,
quando tu inizi ad assumere già la terapia, la burocrazia è molto breve, è molto più... Sì. E quindi danno già, proprio perché sanno che ci sarà poi un problema esteticamente, fisicamente con la persona, e quindi consegnano prima i documenti, e non si passa da un giudice o da un avvocato, è tutto dal medico. Praticamente il medico ti rilascia dei fogli e con quello tu ti rechi negli uffici appositi e cambi tutti i documenti. Qua in Italia no, si deve passare per avvocati. A me è successa proprio una disgrazia, perché mi sono affidato a degli avvocati dati dal centro di Torino. Loro avevano messo in atto dei giochetti, tra virgolette, che il sottoscritto ha bellamente scoperto, assieme ad un altro ragazzo, assieme a un'altra avvocatessa che è molto famosa, non so se la conoscete, che è Cati La Torre, che va anche in televisione, sì, è famosa. E grazie a lei siamo usciti da questo tunnel che era un po' infinito. Quindi lei si è subito attivata per questa procedura, ma ormai era già passato un anno e mezzo, non mi ricordo adesso con esattezza. Dopodiché, alla prima sentenza, disgrazia, è morto il giudice. Non ci potevo credere quando me l'hanno detto, è morto. Quindi si è dovuta rifare la sentenza, o comunque non mi ricordo se è l'avvocato o il giudice, comunque era un incidente stradale e sono morte queste persone. Quindi ho dovuto rifare tutto, si è slittato tutto di un anno e mezzo. Dopo 3 anni ho ottenuto i documenti, però per 3 anni la mia vita è rimasta in stand-by, completamente in stand-by, perché non mi andava neanche di cercare un lavoro, perché era comunque... E anche questa cosa di doverlo dire adesso questa sera è una mia scelta, quindi sono io che parlo al pubblico e mi è stato chiesto. Però se tu cammini per strada o vuoi un colloquio di lavoro o qualcosa, non è detto che io debba dire le mie cose private, o comunque una cosa che non... Cioè, maggior ragione se non si vede, e non ho svoltato, ma non perché io ne voglia nascondere, ma proprio perché al giorno d'oggi non sai neanche che persona ti puoi trovare davanti. E quindi ho fatto una vita molto sacrificata per 3 anni, ho fatto pochissime cose. L'unica cosa positiva è che all'Università di Torino è stata la prima università che ha attuato subito il doppio libretto, e quindi io a Torino avevo già il nome, la Smart Car, quella universitaria, già col nome nuovo, la foto nuova, quindi anche lì agli appelli, se il professore chiamava per cognome o nome, almeno non scendeva una figura diversa dal nome chiamato, perché anche lì poteva esserci uno scambio di identità per dare gli esami. Lì era per dare gli esami. Questo è stato un grande intoppo, però. Continuiamo dopo, abbiamo tante altre domande da farti, ci sono ancora tante domande per conoscere la tua storia, però adesso vedrai un po' sfilare sul palco del Moscerino tanti personaggi un po' particolari, e poi torniamo a raccontare la storia di Andrea, che ringraziamo già. Grazie Andrea! Allora, io direi di cominciare con un giochino, no? Giochiamo col pubblico, giochiamo con Matteo. Giochiamo, che fai? Già bevi? Mi schiarisco la voce. Ah, bene. Si schiarisce la voce. Ancora, già si schiarisce. Si schiarisce. Andiamo con le regole. Sì. Ok. Voi allora, per giocare dovete alzare la manina e noi vi passiamo il microfono. Sì, questa è la prima e ultima regola, nel senso che... Allora, il nostro gioco, ormai la maggior parte del pubblico del Moscerino lo conosce. Naturalmente... Il nostro gioco musicale di questa sera è un po' una riproposizione di un gioco che abbiamo già fatto in vesti diverse durante la prima stagione. Allora, il gioco di questa sera è: indovina quale parola ho sbagliato. È difficile. Non impossibile. Allora, siccome sono una persona sbadata, sbaglierò 3 parole nelle 3 canzoni di questa sera, una parola per canzone, tanto per... sviare dubbi eventuali. E naturalmente è compito del pubblico qui del Moscerino trovare la parola sbagliata. Ok, allora intanto vi rassicuro sul fatto che sono canzoni italiane, quindi se non altro si può più si facilmente può fare, dedurre. Sì. Esatto. E detto ciò, insomma, spero partecipiate numerosi. Voi a un certo punto fermatemi, perché non le so più. Allora. Poi le sbaglia per davvero. Poi le sbaglio. Esatto. Okay. La prima. Sì, Rita. Tra
minuti, solo tre minuti per parlarti di me. Forse basteranno a ricoprirti di rugiada come se io sia quello che ancora no. Vedo qualcuno una mano cattato, alzata, ragazzi, ho visto le facce strane. Sì, le facce la devo rifare? Allora. No, no, la devo rifare? No, no. È una minaccia. Qual è la parola sbagliata? Su, su, su. Su, ecco. Va bene, c'è, grazie. Rugiada. Rugiada, ma certo, ma certo, grazie. Rugiada. Ok. Allora, mi raccomando, per tutti coloro che rispondono, cercate di ricordare la parola, perché alla fine c'è una sorpresina. Ah, wow. Una quindi sorpresina. Ricordate rugiada. Rugiada. È una cretinata, è una cacatina, però... Ah, va bene. Però va bene. È carino. Va bene. A me piacciono, piacciono, esatto. Dai. Rugiada, la prima. Seconda. Seconda. Serietà. Risposi io, boh, quel tuo sguardo poi la interpretai. Oh, grazie. Oh, stavo sì. Facendo la voce grossa. Non è risposi, ma ti sposi. Ok, è sbagliato. Però era lì, no, perché era lì, però era un po' lì, più là. Risposi io, boh. No, perché l'originale è non so. Non so, sì, non so. Pardon, scusami. Mamma mia. Disastro. 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 Vabbè, andate, disastro. Mi dispiace. Era boh. Ok. No. Ricordatela che dopo serve. L'hai fatto talmente bene che ci stava dentro la canzone. Sì, si è amalgamato. Ma in effetti, ma perché poi non so. Però, vabbè, non importa, però, andiamo avanti. Rugiada. Svegliamo alla fine, svegliamo alla fine. Rugiada e boh. Rugiada e boh, grazie. Allora, terza canzone. Serietà. Devo sempre fare l'introduzione. Ti brucerai, piccola stella senza cielo. Estinguerai, ci incanteremo mentre scoppi in volo. No? Hai capito? Sì. Hanno riso. Hanno riso. Immagino. Hanno riso però. Dai, eh. Su, su, su. Su, 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 su. Estinguerai. Estinguerai era proprio lei, benissimo. Grazie mille. E allora, quali erano le tre parole? Rugiada. Boh. Estinguerai. E quali sono le iniziali di queste tre parole? No! Oh mio Dio! Che paura questa sera! Ma che sviolinata! Che slancio, lo so. Questa è arte, signore. Questa è arte! Questa è arte, veramente. Che vabbè. Spettacolo! Vabbè, senti, vabbè, io, visto che parliamo d'arte, visto che parliamo di qualcuno che sa fare degli allacciamenti, delle cose incredibili, degli svolazzi incredibili, sì. Io direi di chiamare qui con noi il nostro maestro di piemontese, eccolo Simone. Qua, Simone! Buonasera. E stringi la mano a me una volta. Cerea. Eccoci qua. Allora... Questa sera parleremo di un argomento molto legato alla serata. Ah, sì, bene. Ossia l'assedio di Torino del 1706. Bene. Fantastico. Poi, no, l'assedio di Torino del 1706. Sì. Io spero che tanti piemontesi si scaldi il cuore al solo pensiero, perché è uno dei momenti della storia patria più gloriosi. È uno di quei momenti della storia che dici, beh, quello sì, è stata proprio una figata. Allora. Simone che dice figata. Sì, una bella roba. Sì. Allora, come si dice, fatto sta che, però l'assedio del 1706, per capirlo, bisogna andare un po' indietro. Ah, ancora? Eh certo, bisogna andare al 1661, che è 300 anni prima che nascesse mio padre.
Vabbè. E per ricordarmi la data, vabbè, che è anche l'anno in cui è nato Carlos II Elechizado, cioè il re di Spagna, per quello che è Carlos, cioè Carlos. Allora, praticamente questo qua era un re di Spagna che, come si dice, d'altronde era figlio di suo padre, che era lo zio di sua madre. No, aspettate, c'era un problema. Cioè che suo padre era lo zio di sua madre. Sua madre era la nipotina di suo padre. Erano gli Asburgo, no? Ecco, gli Asburgo. In famiglia. Certo, perché sennò si disperdevano. Famiglia, comunque queste erano considerate cose normali, ragazzi. All'epoca non si sapeva. Fatto sta che poi quando è venuto fuori il bambino hanno capito qualcosa. No? Era Hechizado, gli spagnoli lo chiamano lo stregato, perché, come si dice, questo qua aveva 50.000 malattie. Però ha vissuto abbastanza a lungo ed è arrivato a regnare e ha regnato abbastanza a lungo. Comunque, due anni dopo, nel 1663, che è 300 anni prima che nascesse mia madre, quindi sono facili da ricordare queste cose. Però è stato che nel 1663 a Parigi, voi dovete pensare che la corte di Francia è tutto un pompurì, come si dice, no? È un posto pieno di fermento, perché c'è il Roi Soleil, il Re Sole. E c'è, che però insomma, sapete che ha regnato due anni in più della regina Elisabetta, il Re Sole. No, come è possibile? Già, perché è diventato re da bambino. Certo, però non è che governava lui, governava il cardinale Mazzarino, che era quest'uomo potentissimo, che insomma, per nepotismo ha portato sette nipotine dall'Italia, lui era italiano, Mazzarino, ha portato sette nipotine a Parigi e le chiamavano le Mazarinette, un po' da Majorette, no? Le Mazarinette, che erano queste sette figlie, cioè nipotine molto spavalde, no? Cioè avevano già capito come funzionava la vita di corte. Esatto. E si sono piazzate tutte con dei matrimoni stratosferici, bravo, no? Bravo. E una che si è sposata al Prince de Conti, l'altra che si è sposata al Marchese di Vendôme, l'altra che si è sposata il conte di Savoia Soissons. Fatto sta che tutti quanti sono diventati, cioè, hanno avuto tanti figli, che erano tutti cugini tra di loro. Una grande famiglia, Esatto. Tre di questi erano il Marchese di Vendôme, che poi diventerà maresciallo di Francia, che poi combatterà per la Francia. Devo raccontare. Poi il Prince de Conti, che non è quello di Je crie une lettre Prince de Conti, pour lui, per connettersi che sei coni. Cioè non è quello, è il pronipote. Qua siamo al prozio Prince de Conti. Sì, vabbè. E poi c'è Eugenio di Savoia, Eugenio di Savoia, che è il principe Eugenio, anche detto Prince Genio in piemontese, Prince Eugen in tedesco, Prince Eugène in francese, perché questo aveva il nome in tutte le lingue, perché lui sarà una specie di europeo, perché il re Borbone, Luigi XIV, non lo vuole prendere come nell'accademia militare, perché non è un Borbone, cioè figurati, è cugino di 50.000 Borboni, ma non è un Borbone. E niente, allora, perché non fa Borbone di cognome? Allora, come si dice, vive in questa strana adolescenza, dove alla corte di Francia tutti i cuginetti, come si dice, sotto anche il fratello del re, il duca d'Orléans, come si dice, vivevano una vita abbastanza disinibita, cioè anche uomini con uomini. Con le parrucche, tutto, no? Sì. E si vestivano spesso, ma spesso, da donna. Allo stesso tempo facevano la guerra, sgozzavano di qua e di là, e andavano a cavallo, e facevano tutte queste cose. Allo stesso tempo si vestivano da donne, praticamente una domenica sì, una no. A un certo punto, in un momento di crisi adolescenziale a 20 anni, Prince de Conti e Principe Eugenio partono da Parigi e scappano. Una spia li raggiunge e gli dice: tornate subito in Francia. Così finisce. Il Prince de Conti, che è un Borbone, dice: devo tornare, perché suo zio, il re, lo rivuole. Invece il principe Eugenio dice: no, io tanto vado là e non mi vogliono, io continuo per Vienna. Giusto. A Vienna il principe Eugenio diventa il più grande generale
del Sacro Romano Impero. Ma talmente grande, ma talmente grande che il Re Sole si mangia le mani, perché lui l'aveva rifiutato. Certo. E questo adesso ogni volta che trovi i francesi gliele legna, ma gliele legna dei livelli. Cioè, allora, il principe Eugenio ha fatto 35 campagne, ha fatto 12 battaglie, ne ha vinte 10, ne ha pareggiate 2, non ha mai perso. Pareggiate? Si dice pareggiate perché di fatto lui è la scampata. Fatto sta che la sua più grande vittoria, naturalmente, è, cioè, la sua più grande per noi, poi lui è, come dire, è omaggiato per tante altre, da tanti altri paesi d'Europa, Austria, Germania, eccetera. Però per il Piemonte lui ha vinto l'assedio di Torino del 1706. Allora, ecco, capito? Ecco, ci siamo arrivati. Cioè, l'assedio di Torino del 1706, lui ha attraversato il Po a Carignano, ha risalito verso Rivoli, è arrivato da dietro Corso Francia e ha preso i francesi da dietro, dove si erano fatti la controvallazione. Cioè, quindi sostanzialmente... No, certo, perché quella era la via di collegamento dei rifornimenti. Non facciamo gesti. Per cui, come si dice, li ha presi e poi lì è sorta la cascina Vittoria. Perché? Per la Vittoria. Ah, certo. Vicino a Lucento c'è Borgata Vittoria, no? Borgata. Che prende il nome dalla cascina Vittoria. Per la Vittoria. Che prende via il nome della Vittoria nel 1706. Perché li ha presi. Li ha presi dalla via di rifornimento. Abbiamo capito. Di come ha corretto il tiro. Da Corso Francia, la strada reale di Francia. Abbiamo capito i tuoi intenti, siamo noi. Beh, è una storia affascinante. Però questa, come dire, all'epoca c'erano cose, tante cose normali che non destavano scandalo. Ed era 300 anni fa, 350, 360. E se adesso c'è scandalo, no? Di qua, di là. Devo dire che ancora oggi pensare che erano tutti cugini un po' di scandalo. Oh, carità. Arrivederci. Sia bene. Ne castagna ancora Camaschiusa per la barba. Ma è incredibile il viaggio nella storia che abbiamo fatto oggi, sì, no? È una pazzesco. Cosa pazzesco. Tutti i nomi che sa, tra l'altro, una cosa, è un'enciclopedia questo maestro. Tu invece non è che sei proprio così bravo, piemontese, quindi... Sì, però in effetti ti sì. Ti ricordi che sì, forse sì. È meglio che tu vada a prendere lezioni? Sì, forse sì, perché ho preso un brutto voto. Di quanto hai preso, di? 2 meno meno. Uno. Era un 1. Ma maestro mi deve dare le lezioni. Vado a fare qualche ripetizione. Ma cosa sta succedendo? Scusami. Ha preso 2 meno meno nel compito di piemontese. Vedi tu. Ma fa piemontese. Fa piemontese. Sì, fa il corso di piemontese. Lo vengo a sapere adesso. Non è che pronto? Pronto? Cos'è sta chiamata, regia? Per favore, non era prevista. Parlo con la signorina Marta! Sì, sono io. Qui è la direzione generale! Non le chiedo neanche di che cosa, guarda. Generale di tutto! Di tutto, infatti, sì, certo, sì. La chiamo per proporle un nuovo contratto per l'acquisto di un set di bellezza per 10 anni a un prezzo di risparmio dell'1%. Che fortuna, 1%. Mamma mia, 1% in 10 anni, fantastico. Ma non mi interessa niente, io voglio ancora chiudere i 2 contratti precedenti aperti con voi, quindi grazie, possiamo mettere giù la chiamata. Io la sto vedendo in TV e in effetti in accordo con la direzione generale ci siamo resi conto che ne ha proprio bisogno. Ma guardi che lei è un cafone, cioè un cafone, ma come ne ha proprio bisogno? Quei peletti, che ne diciamo di quei peletti? No, Marta, non sono un po' in eccesso. Ma non ho peletti, ho peli, ma non in eccesso, così tanto almeno. Sono da togliere soprattutto lì il ciuffettino, lì. Abbassi un po' la manina, abbassi ancora lì, dai, abbassi, abbassi. Ecco lì preso. Ma non c'ho niente, sul io, mento, ma come si permette? Sul mento. Ma non c'ho peli sul mento. Bel cespuglietto. Ma che cespuglie? Ma stiamo scherzando? Ma no, ma io non lo so, ma veramente, ma questa è maleducazione. Ma mettiamo quindi, un po' quindi aspetti, signorina Marcia, sì. Le proponiamo un set di taglia erbe a lama grassa grossa.
Grazie, sì, la ringrazio veramente. E in omaggio avrà pure quello sì. a filo per le sopracciglia. Beh, grazie, veramente un atto di gentilezza. Senta, io non ho tempo da perdere, sto lavorando, sto conducendo uno show, per favore possiamo... Senta, senta, li vuole elettrici, a motore, a benzina, a gasolio, ma... scelga lei. No, ma guardi, io non voglio niente. Metta quella benzina, guardi, metti quella benzina che almeno so come noi usarla. Noi siamo poi. Per la limpidezza. Sì. È facile, tutto sempre sì. alla luce del giorno. Benissimo, adesso è sera, possiamo mettere giù per favore? Vuole consentire all'acquisto? No, ma stiamo scherzando, no. È sicura? Sì, sì, sono sicura. Ah, ha detto sì due volte, no. quindi riceverà due set di bellezza. Ma era un sì rafforzativo, ma scusi. Ma non sì, ma sì, sì. Va a finire così tutte le vabbè, sere. Se vuole recedere per il deve usare il lascia passare a 38, si ricorda? Sì, no, non ce l'ho. E male, allora dovrà avere anche la 39, la 41 bis, la 43 tris sì. e poi inserisca il seguente codice, prenda sì. nota, prenda sì, nota. Prendo nota, guardi. Ce l'ha la matitina? Sì, ce l'ho la matitina. Allora segni XXXX. Sì. 14692, sì. radice quadrata di 3111, non so quante. Sempre più difficile, non le so manco più io, infinito, grazie. Meno infinito. Cos'è? Più il raggio della sua pancia per 3,14. Cos'è? Più, attenzione, attenzione, questo è importante, sì. che poi non si la prende con me. Certo, dica. Inserisca gli 11 re di Roma. No, come 11, sono 7 re di Roma. No, sono 11. Sono gli 7, elenchi? Le ho studiate all'elementari, sono le, 7. Elenchi se... gli 11 re di Roma, forza. Ma... Romolo, Numa Pompilio, sì, vado avanti. Tullio Stilio, sì. Arrigo Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo. Sono 7. Bene, ma ne mancano ancora 4. No. Allora, sono 7. Se all'elementare non mi hanno mentito, sono 7. Ma le pare che in una squadra si possa giocare in 7? Ma che squadra erano i re di Roma? Passi per il calciotto che si gioca in 8, ma a calcio si gioca in 11. E poi non lo vogliamo inserire, per esempio, nella squadra Francesco Totti? Ma quello non c'entra niente, ma non è un re di Roma. È un Paolo Dybala, non lo vogliamo mettere in squadra? Insomma, non è possibile, ma lei sta distruggendo la cultura proprio, veramente. Mettiamo giù a questo scempio, per favore, regia. Se non sa gli 11 re di Roma, allora non può recedere dal contratto, quindi il set di bellezza è suo. Grazie, guardi, va bene, grazie, la ringrazio. Mettiamo giù, no, Mattia, no, per favore, cosa, mettiamo cosa giù. Cosa sta facendo? La metti giù, più giù, più giù. Non mi metta giù, Metti giù, metti giù, più giù, Mattia. Così, così. Non mi metta giù, che sto soffocando. Giù, va giù, sotto, giù. Che mangi, pesci? Cacciano i piragni? Perché deve fare sotto? È morto, è vivo. Ma che è? Ho bevuto tutta l'acqua! Ma come ha bevuto tutta sì, l'acqua? Sì, adesso non mi può più annegare. Ma no, ma non ci posso credere, ma lei che fa sti giochetti? Ma però c'ho la pancia un po' piena, a dire la verità. Adesso mi sento un po' gonfio, quindi sì. scusi, ma la devo lasciare perché devo andare a fare una pipì. Sì, vada, guardi, con piacere la mandiamo. Vada, arrivederci. Arrivederci. Io sti call center veramente non mi sopporto più, non mi sopporto. Non mi sopporto. Va, io me ne vado, bene. Oh, ma che? Ma si lascia il palco così? Tu dove è andata? Ma tra tutti e due, io non lo so. Dove è andata? Tu quanto ci hai messo? 10 minuti? Marta! Ma dove è andata? Che è successo? Non lo so cosa è successo. Io ero alla lezione. Si sarà offesa, non lo so. Ero alla lezione, adesso ho imparato qualcosa arrabbiata. In più, Vabbè. Che ne so io? Sì, vabbè, intratteniamo un attimo il pubblico mentre aspettiamo Marta che ritorni. Non so, si è arrabbiata proprio forte mentre stavo tornando. Vabbè, intratteniamo un attimo il pubblico, con una musica. Mettiamo una bella canzone. Facciamo una canzone. Allora, questa canzone qua che mi viene in mente è una canzone di un artista a me molto caro. Insomma, che... mi ha formato in qualche modo, d'accordo? E quindi la riproponiamo questa sera perché è una canzone estremamente triste. Non estremamente, sto scherzando. Diciamo che il tono è deflesso, però niente di particolare. È emozionante, sì. Emozionante. Bello, bello. E allora, quindi, noi così tristi del fatto che Marta non ci sia, cantiamo tutti insieme. Tell me that you turned down the man who asks for your hand, 'cause you're waiting for me. And I know you're gonna be away a while,
But I've got no plans at all to leave. Would you take away my hopes and dreams and just stay with me? Ooh, 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 my senses come to life while I'm stumbling home as drunk as I have ever been. They'll never live again. You are the only one, and all my friends have gone to find another place to let their hearts collide. Just promise me you'll always be a friend. 'Cause you are the only one. Take my hand and my heart and soul, I will only have these eyes for you. And you know everything changes, but we'll be strangers if we see this through. You could stay within these walls and bleed, and just stay with me. Stumbling home as drunk as I have ever been, and I'll never leave again. 'Cause you are the only one, and all my friends have gone to find another place to let their hearts collide. Just promise me you'll always friend, 'cause you are the only one. Stumbling off drunk, getting myself lost, I am so gone. Would you tell me the way home? Listen to sad songs, singing about love and where it goes wrong. Adesso facciamo una bellissima cosa, ci colleghiamo, andiamo all'estero, andiamo lontani, lontani, mentre aspettiamo Marta, speriamo che poi ritorni, ma proviamo a fare questo collegamento con l'estero. Scusate, posso? No. Posso? No, no. Posso? No, 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 no. Ah, è qui, sì. No, 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 allora. Buonasera. No, cioè, no, 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 allora. Buonasera, io sono la signora Travaglini, si ricorda che sono venuta lunedì scorso? Sì, mi ricordo, mi ricordo. Certo. Allora, c'è un problema. Ah, che... Mamma mia, ma sono sempre tanti qua nella sala d'attesa. Sì, sono tanti, tutti stipati. Sì, sono tutti stipati. Allora, io non so, allora, signorina Travaglini, allora, io non so da dove è entrata, perché... Dall'ingresso. No, l'ingresso è là, No, l'ingresso è di là. No, l'ingresso... L'ingresso di là. No, di là non c'è mai stato l'ingresso. Come sugli aerei, signora. Bravo, bravo. Io non so da dove Lei è lo psicologo. No, non sono lo psicologo. Come allora, non è lo psicologo? No, allora, qui sta interrompendo uno show. Stavamo
facendo uno show, uno show televisivo. Lei dissimula, fa parte della terapia, no? Cioè lui fa finta che non siamo nello studio dello psicologo, ma in uno show televisivo. No, perché no. Così, no. Dove sono le telecamere che non mi ricordo più? No, appunto, le telecamere sono lì, sì, ecco. No, cosa sta facendo? No, cosa sta facendo? Me lo poteva dire che mi facevo qualcosa i capelli? No, sì. Si è saputo. Sei già fatta perché qualcosa no. I capelli. Allora, senta. Senta, allora qui sì. Come vedi ci sono le telecamere, qui c'è il pubblico. Sì, questi sono quelli che devono attendere la sua visita. No! Sono la... Chi è l'ultimo? No. Questo... Io sono la prima. No, questo sì. È il pubblico, lei deve andare via. Sì, ma lei fa lo psicologo. Allora, lei non ha accettato il fatto che fa lo psicologo e non il conduttore televisivo. No, ma io... Cioè, lei questa cosa la deve accettare, no, capito? No, ma io la devo accettare. Certo. Sto conducendo un programma qua. Ma il programma? Ma sì, il programma. Allora, io faccio musicoterapia. Allora, lui è il tirocinante. Ciao. No, allora. Stai attento quando parla il dottore, che devi imparare. Sì. Allora, sì. Signorina Travaglini, sì. La prego. Che sta facendo, signorina Travaglini? Oh, per favore. Sì, allora, sì. Allora, facciamo una cosa. Io la faccio accomodare nel pubblico e si segue lo spettacolo. Facciamo così. Allora, sì, lei è dissociato. No, dissociato niente. Allora, facciamo, creiamo un posticino laggiù in fondo. Spostiamo magari quelle due sedie lì e poi ne mettiamo, ecco, facciamo posto là, bene. Cosa sta facendo di nuovo? Cosa sta facendo? Non mi può rivoluzionare il palco? Il lettino? Il lettino? E certo, ogni studio psicologico c'ha, dello psicologo c'ha un lettino. Ma no, allora non è un lettino questo, cosa sta facendo? Io no. Lei ce l'ha il coso per prendere appunti, la cartelletta? Sì, è qua la cartelletta. E prenda appunti e faccia qualcosa, no? Facciamo 5 minuti di seduta e poi se ne va via. 50 minuti, come tutte le sedute. No, 5 minuti e basta. 5 minuti, io non lo so, non è possibile. Allora, cosa sta facendo adesso? Sta facendo training. Ma il training non serve. Non serve, non facciamo training. Stia tranquilla lì. Allora, facciamo... Mi parli della... No, aspetti. C'è tutta questa gente che mi osserva, che mi ascolta. E dove è il segreto professionale in questo studio, scusi? Va bene. Passi per il tirocinante, però... se possiamo per favore chiudere la porta. Chiudiamo la porta. Scusate, devo chiudere la porta. Chiudiamo la porta. Va bene così? Adesso è già tutta un'altra cosa. Ecco, sì. Dobbiamo mio agio. Sì, va bene. Allora, mi racconti qualcosa della sua infanzia. Della sua infanzia. Comunque la mia vita non è stata poi così male dopo tutto, No. Allora. Sta ferma. Allora, va bene, se non è stata così male, velocemente, no, mi racconti qualcosa della sua infanzia, sempre. Ecco. Un episodio che mi ha particolarmente toccato. Sì, qualcosa che l'ha toccato. Qualcosa che mi è rimasto così tanto impresso. Sì, qualcosa. Che ha poi, diciamo, costruito la mia personalità. Sì, vada. La nascita del mio primo fratellino. Ah, ok, sì, va bene, andiamo avanti col suo fratellino. Sì, col mio fratellino. Sì. Allora, quando è nato... Sì, ma non faccia la musichetta che l'accompagna ancora! No. Ma è bravo, ora chi è bravo, come è recettivo, questo farà carriera. Ma sì, ma mi racconti la sua infanzia! Allora, quando è nato il mio fratellino, ho iniziato a vedere le cose che si distruggevano. Mm. Sì, praticamente la casa di famiglia si spaccava a metà. La casa al mare si spaccava a metà. Ma... La casa in montagna si spaccava a metà. Ma la macchina si spaccava a metà. Ma il conto si spaccava a metà. Era un incubo, un sogno. Sì. Sì, era un incubo. No! Era la verità. La verità. Capisce? Sì. L'eredità. Tutto si spaccava a metà. L'eredità si spaccava a metà. Eccolo il momento tragico della sua vita. Ecco, e il allora momento drammatico. E allora ho iniziato a sbattere la testa contro il muro, così, no? Il trauma. Perché ho detto, se tutto si sta spaccando, allora mi spacco pure io. No. Il trauma. Il trauma, ecco, l'abbiamo individuato. Benissimo, l'abbiamo individuato. Può andare. Abbiamo individuato il trauma. Va bene. Il trauma è la famiglia. La famiglia. È vero. Può andare. Senza neanche un piantino? No. Cioè, senza neanche emotivamente affrontare un argomento piangendo? Si faccia il piantino. Faccio il piantino. Allora, aspetta, faccio il piantino. Così a comando non mi viene, mi deve aiutare però a piangere. E quindi cosa devo fare?
Non so, faccia il cattivo. Ma che mi dica qualcosa di terribile. Ma non riesco a essere cattivo. Faccia il sadico. Ma non voglio fare il sadico. Non voglio essere cattivo. Cosa sta facendo? Non voglio. Non voglio. Faccia il sadico. Non voglio, non voglio, non voglio. Senta, sei una rompiballe. Stiamo calmi, ragazzi. Che mai nessuno mi aveva detto parole così carine. Così carine? Sì. E cosa le dicevano di solito? Ma non... Senta, sì. Abbiamo finito, può andare. Abbiamo può andare. Finito, sì, sì. Sì. Il conto, paghi. Il conto pago la prossima volta. No, no, paga sì. Adesso, paga adesso. Lo metta su un conto di qualcun altro. No, no, lo metto... Aspetti che dobbiamo aprire la porta, se no non sentono, ciao. Sì. Allora, vada, vada, sì. Vada, signorina Travaglini, vada, vada. Allora, forza, lo psicologo è bravo, è bravissimo, ce la faremo tutti quanti uscire dai nostri problemi, ce la faremo tutti insieme, Ma anche con la musicoterapia è importantissima. Sì, ma vada, vada, signorina Travaglini. Arrivederci, a lunedì prossimo. A lunedì prossimo. Si ricordi, lei non è un conduttore, è uno psicologo. No! E lo deve accettare. No, va, va. Inserire musica drammatica. Musica drammatica, accompagnami un attimo con una musica drammatica. C'è qualcuno di sano in questo mondo? Uno tra di voi, qualcuno di sano che è tranquillo. Eccomi. Sei arrivata. Stavi cercando uno di sano, sentivo. Sì, da... Eccomi. Ma allora senti, la signorina Travaglini. Cosa è successo? Io non ho capito da dove entra. Non c'è di là un ingresso. L'ingresso è di là. No, è anche di là l'ingresso. C'è un ingresso anche di là? Sì, c'è anche di là l'ingresso. Oh, vabbè, buono sapersi. Allora, bene. Senti. Vabbè. Sì, io direi che a questo punto, per riprenderci un attimino, possiamo fare sì, un che bel... serata, queste sì. Chiamate che fanno, sì, vabbè, sì. Lasciamo stare. Io direi di andare finalmente all'estero. Volevo già andarci sì, prima. Andiamo. Ci andiamo all'estero. Andiamo in Germania. Nel mondo dei TikToker, perché abbiamo qui con noi la grandissima Cazzarina, dea dei social. Cazzarina, ci ascolti? Sì. Hallo! Eccola! Hallo, guten Abend! Guten Abend! Posso bene, andate bene in Italia? Tutto bene! Tutto bene, allora, sì. Adesso vi volevo dire una piccola cosa che vi farà molto piacere. Sì? Che per le vacanze di Pasqua io sono stata in Italia! Oh, grande! Grande! Siamo stati sia io, sia Klaus, sì. Alle insieme, tutti insieme, siamo venuti in Italia. Ma che bello! Siamo stati in Toscana! Bella Toscana! In Toscana non eravamo mai stati e siamo stati in Toscana, abbiamo fatto tante belle attività. Sì! Abbiamo visto tante Sehenswürdigkeiten. Che avete scusa, abbiamo visto tante Sehenswürdigkeiten. Traduttore bravo, sì. Google c'è. Oh, mannaggia, allora. Ok, Google, ti sagt man auf Italienisch Sehenswürdigkeiten. Auf Italienisch. Sehenswürdigkeiten, man sagt. Attrazioni turistiche. Attrazioni turistiche. Era facile. Era così semplice. Attrazioni turistiche. Attrazioni turistiche. Perché io una cosa che non capisco mai di italiano. Sì. Perché due parole. In tedesco solo una parola. In italiano sempre due. Ma attenzione, sì. Non mi dite che non è vero, perché io a volte ne ho visto anche tre, quattro e è così vero, via. È vero, ma è vero. Ci piace vero, abbondare. È veramente complicato italiano. Sarà che è strano il contrario. Sì. Però vabbè. Sarà che è tutta appiccicata, sembra un po' un hashtag la vostra. Comunque, noi siamo stati in Florence. Ah, sì, Firenze. Veramente una bella città, veramente. Sì. Ja, wirklich, sehr schön, Florence. Du sagst, der Italiener, ja. Klaus, il fidanzato. Ich muss mit der Italiener sprechen. Ma ci siamo noi al telefono, state... Scusate, allora, e lui non sa che io sto parlando con voi. Bisogna parlare in italiano. E lui invece mi dice le cose a me. Allora... Cosa volevo dire? Stasera? Allora, praticamente, sì. Io volevo dire, siamo stati a Firenze, sì. Però noi eravamo in una missione.
In che senso? Siamo in partnership con il Land del Baden-Württemberg. Sì, questo lo sappiamo. Sì. Noi siamo con l'ufficio turismo di Baden-Württemberg. Quindi quando noi andiamo in altre regioni, in altri paesi, noi abbiamo missione di attaccare adesivi di Baden-Württemberg. Ma avete attaccato adesivi per tutta Firenze? Cosa avete fatto? Certo, abbiamo attaccato adesivi in tutta Firenze. Abbiamo attaccato adesivi con scritto Baden-Württemberg. Was für ein schönes Land. Che bel paese Baden-Württemberg. Sì. Venite in Baden-Württemberg. Sì. Allora, ho capito, ma ci sono modi e modi per dirlo. Non è che dovete rovinare le macchine, questi adesivi che poi non vanno più via. Attenzione, c'è anche un challenge. Su TikTok e su Instagram c'è un challenge dove praticamente persone di Baden-Württemberg vanno nel mondo, per esempio Grande Muro di Cina, New York, altri posti, Parigi, e vediamo, scopriamo adesivi che abbiamo attaccato l'anno prima. Ma che bello! Bellissimo! Rubrica, ovunque nel mondo, Sydney, Johannesburg, Bitte come in Baden-Württemberg! Bellissimo! Fantastico! E poi siamo andati anche in museo degli Uffizi. Siamo andati nel museo di Uffizi perché siamo andati a trovare il nostro amico direttore di museo degli Uffizi. Vabbè, degli Uffizi, ma siete amici del direttore? Ah, perché il direttore di museo di Uffizi heißt Heike Schmidt. Si chiama Heike Schmidt. Hai capito? Ma che è tedesco? È tedesco, sì. Abbiamo un direttore. Non solo tedesco, ma cari fossi solo tedesco. Lui è di Baden-Württemberg. Ah! Ah! Ma è bellissimo! Ma non è possibile! Ma bello, me ne vedo un Caravaggio con l'adesivo di me. Sì, allora lui ci ha detto grazie, questi li date a me. Allora li ha lui, gli adesivi di museo di Baden-Württemberg. Hai capito. Grazie Cazzarina, veramente bellissimo questo racconto che ha fatto. Vuole ricordare i suoi contatti per seguirla? Allora, mio contatto su Instagram e TikTok. Cazzarina! Si scrive con TZ e con K e poi significa gatto Catarina, che è il mio nome. Certo. Sì. Però messo insieme viene fuori Cazzarina. Cazzarina, che ci vuoi fare? È così. Bene, grazie Cazzarina. Alla prossima. Un po' di adesivi appiccicati dappertutto, forse anche qua. Anche un po' qua. Comunque questo plot twist del direttore degli Uffizi, ragazzi, cioè mi ha scaldato il cuore. Mi ha emozionato, veramente, non pensavo. Non pensavo, neanche io. E allora, torniamo un pochino invece alla nostra intervista, al nostro super ospite di questa sera, con noi qui sul palco Andrea per continuare a raccontare la sua storia. Eccoci qua. Sei scandalizzato? No, vorrei essere come lui, perché ricambio, c'è un'operazione anche per no, è bravissimo. Allora, dunque, abbiamo iniziato a raccontare prima la tua storia, una storia di transizione di genere, abbiamo raccontato anche le cose un pochino più difficili, anche burocratiche, a livello clinico e tutto, ma adesso vogliamo andare anche sul più bello, no? Quindi facciamo entrare dentro la famiglia, i sentimenti, ecco. Quindi una domanda che non ti abbiamo fatto prima, ma è importante, credo. Come ti ha accompagnato la tua famiglia in questo percorso? Allora, mio papà è un militare. Ok. Era più papà. Quindi all'inizio, no, non è stato per lui, non è stato proprio semplice. Però c'è anche da dire, dall'altra parte, sono anche figlio unico. Quindi quello, secondo me, ha favorito anche questa cosa qua, perché unico figlio...
E quindi ha chiuso un occhio, mettiamola così. E invece mia mamma no, perché mia mamma, come tutte le mamme, credo, se ne era già resa conto molti anni prima. E quindi, essendo anche lì unico figlio, comunque non mi avrebbe mai abbandonato, ma neanche mio papà. Magari mio papà, poi c'è stato anche per lui, anche loro volendo, hanno, cioè, c'è la possibilità per i genitori di avere un supporto psicologico per tutte le famiglie. Mio papà ovviamente ha detto no, però comunque lui fa da solo, ha fatto da solo, però comunque con l'aiuto della sua famiglia, essendo che ha tre sorelle più la mamma, comunque l'hanno fatto ragionare tutto quanto. All'inizio è stato comunque uno shock, però perché lui in realtà, essendo anche militare, mi ha vissuto di meno, quindi lui in effetti è proprio caduto un po' dal pero, nel senso che non se lo aspettava, a differenza di mia mamma che l'aveva già intuito. Ovviamente c'è sempre di più il discorso dell'omosessualità, è più legato al fatto, ma sì, magari rimani così, ti piacciono le ragazze. Più che altro loro avevano paura molto per me, per gli interventi e per la società. Certo. Sinceramente proprio per quello, per la società, più di tutti. Per, sì, un genitore. Però poi è un percorso come lo è stato per me, è un percorso anche per loro. Ovviamente credo, per un genitore è proprio uno shock, soprattutto se non te ne rendi veramente conto. Sapere che tu hai una figlia e poi hai un figlio è comunque uno shock. E poi, però, facendoci un po' gli affari tuoi, sì, visto che ce li stiamo facendo di brutto, direi, e poi è arrivato l'amore, dai. Andiamo anche questo è inaspettato, inaspettato. Ecco, devo dire come l'ho conosciuta, perché fa ridere. Sì, mi stava, io la conosco già, tu la storia. La conosci già? Fa ridere, perché è da film. Allora, io ho visto questa ragazza per caso in biblioteca, perché facevo finta di studiare. Non l'ho mai più vista, e con altri amici in comune mi hanno detto, ma ha un nome particolare, un'altra mia amica non se lo ricordava, comunque adesso con i social è facile trovare le persone, e mi ha detto, ah, si chiama così, così, vabbè. Io l'avevo vista, ma non gli avevo chiesto l'amicizia, niente, avevo guardato solo le sue foto. Poi una sera, qua c'è un evento Stranamore, era andata e questa mia amica era riuscita ad avere una sua tessera e mi fa, vieni qua perché c'è... No, ero già nel letto a dormire, non mi interessava niente, è andata così. Un giorno proprio, poi non l'avevo mai più vista, perché a quell'epoca io abitavo a Torino e quindi lei stava qua a Pinerolo, io l'avevo incontrata qua in biblioteca Pinerolo. Un giorno mi aveva scritto lei dal nulla su Messenger, ciao amici di sempre, con gli asterischi, perché poi adesso si usa molto per non offendere magari, ma io non me la prendo. E mia mamma continuò a darmi del lei in pubblico anche, quindi, quindi soprattutto imbarazzante, ma vabbè, io non ci faccio più caso. E la gente che continua sempre a guardare, a trovarla lei, perché non sapendo, ma vabbè. E ha scritto, io no, avevo visto il suo messaggio ma non le avevo risposto. Vado a correre, perché a me piaceva correre. Era febbraio, quindi comunque avevo qualcosa che, come si chiama, quelle cose, carta rifrangente, correvo con quello, quindi, esatto, e stavo attraversando Piazza Banfi, avevo le cuffiette e tutto, quindi con i carta rifrangenti, vedi, non è che... arriva una macchina proprio spedita sulle strisce, frena tanto così, io faccio ma, e l'ho mandato tipo a stendere. Abbassa il finestrino, era lei. Io stavo attraversando. Lei tutta viola, tutta viola. Io la guardo e faccio, ah, ciao. E lei non è che mi ha detto, ti sei fatto... Perché mi stava proprio prendendo sotto. Non t'ho più visto. Ciao. Così. In biblioteca, lei intendeva. Io corro a un certo punto. Infatti, poi è andata via. Non è che si è fermata. Io così a un certo punto, ma ho realizzato che fosse lei. Ho detto, vabbè, corro, ero in ritardo, vado a casa. Il giorno dopo, allora ho detto, adesso le rispondo, le scrivo, e le scrivo, ciao, tutto bene? E lei mi ha chiesto, ho detto, ma domani hai intenzione di uscire, una roba del genere? E gli ho detto, no, perché se esci, cioè se tu esci in macchina io non vado a correre, una roba del genere. E poi da lì abbiamo iniziato a messaggiare, una cosa e l'altra, e poi è stata più lei, perché io ero concentrato, avevo appena finito gli interventi, non avevo ancora i documenti, ero concentrato molto su di me. E poi non ero proprio alla ricerca. E lei ha insistito un po', abbiamo iniziato come tutte le cose, poi ha messaggiato da questa scena in realtà, perché drammatica, è stata questa. Sì, sì. lei mi ha sempre detto, io ho sempre sognato di incontrare il mio ragazzo andando a buttare l'immondizia. Ah, sai che cosa? E lui ha detto, no, mi stai prendendo... Ma il bello è stato proprio che lei non si è fermata.
Cioè, era anche un'occasione, poteva fermarsi un attimo, quattro frecce, accosta. No, no, non ti ho più visto, ho tirato sul fine, ma proprio dicendomi qualcosa, andando via così. E da lì, così. L'amore nasce in tanti modi. Questo è particolare. Particolarissimo. È particolare. Anche perché, appunto, io l'avevo vista in biblioteca quell'unica volta e poi non l'avevo mai più vista. E poi da lì abbiamo iniziato a messaggiare. E da lì è nata. Adesso convivete anche. Sono sei anni, non mi sembra vero. Ma la tua storia hai mai pensato di trasformarla o scriverla? No, a me hanno chiesto due volte, una volta. Ah, te l'hanno chiesto? Di partecipare addirittura al Grande Fratello. Ah. No, quella, adesso c'è, io, allora, devo dire la verità, io non sono così social, perché io ho solo Facebook, siamo nel 2023, io non ho Instagram. Quindi. Attenzione, questa è una dichiarazione pesante. E anzi, volevo quasi togliermi Facebook, ma siccome che sono appassionato un po' di foto, mi dispiace perché lo tengo proprio come diario, perché Facebook ha queste cose che ti ricorda. Infatti quando mi appaiono le foto vecchie, tanto tanto dico, ma ero così? Così brutta addirittura? C'è proprio delle cose che dico, no, ma no. E quindi niente, però ho notato che adesso questa cosa sui social si è molto, infatti vi consiglio, se volete leggere il libro di Scheletro Femmina di Francesco Cicconetti, che è molto famoso lui, molto bello, è diventato anche un modello, vabbè, lui è alto, lui è proprio un classico che non si direbbe, e però fa proprio divulgazione, lui nella vita fa questo, adesso ha scritto un libro, è famoso su Instagram, non so quanti follower ha, 194.000, viene ospitato, fa le puntate. E a me è stato chiesto, ma io non ho mai avuto quel... mi è stato chiesto di scrivere un libro, ma più che altro il libro per le storie, non tanto perché adesso non è così diffuso il cambiamento, però diciamo che se ne parla molto di più, sì. È una cosa, una tematica che adesso si affronta molto più, in maniera anche più semplice. E mi è stato detto di scrivere un libro proprio per i miei aneddoti molto particolari, anche questa cosa della morte del giudice all'interno di un processo è in particolare, perché io poi l'avevo preso sul, cioè proprio l'articolo, infatti Cati quando mi aveva chiamato, infatti do una notizia, è morto il giudice della sentenza, io non ci potevo credere, quindi è ritardato, quindi ci sono proprio nel percorso, oppure in America io dovevo andare con mia mamma, che oltretutto è infermiera, per gli interventi, no, mia mamma una settimana prima della partenza si è rotta il braccio. Quindi ho dovuto trovare l'amico, meno male che c'era questo amico, perché chi avevo che mi poteva accompagnare non aveva il passaporto, in una settimana non l'avrebbe mai avuto, io dovevo stare là un mese. Quindi ci sono vari aneddoti che sono capitati che in una storia romanzata potrebbe interessare, renderebbe. E quindi sì, quando avrò tempo magari lo scriverò, però diciamo che non mi è mai piaciuto, ma non tanto perché mettersi in cioè lui l'ha voluto fare, ad esempio parlo di questo ragazzo, perché lui aveva proprio piacere di, ha iniziato come aiuto verso gli altri, perché diciamo che ci sono tante persone che, poi non so, non si può dire moda, però diciamo che è un po' spopolato questa cosa qua, adesso anche al centro, io mi ricordo quando io ormai avevo finito tutto, erano stati invasi proprio da chiamate di gente che voleva cambiare sesso. E questa è una cosa molto che fa anche un po' pensare, però non deve essere presa assolutamente sotto gamba. Non è una cosa semplice, è un percorso lungo, pieno di interventi, quindi non è che non ti puoi svegliare così, è una cosa che senti da dentro e secondo me lo senti sin da quando sei bambino. Non ti riconosci proprio. E una cosa molto bella è che la nostra, diciamo, non so neanche come definirla, perché non è una patologia, diciamo questa condizione viene molto paragonata anche alla storia delle persone anoressiche, perché molte persone, una ragazza, tu non riesci a farle capire che non è grassa, ma loro continuano a vedersi così, è la stessa cosa nostra, tu allo specchio ti guardi e non riesci a vedere il corpo femminile o maschile, ma non lo vuoi tu, perché comunque io avessi potuto, non mi sarei sottoposto a questi interventi, anche ho la cura ormonale che... producendo già io testosterone a me è stata ridotta, per fortuna, ma in molti casi deve essere fatta a piene dosi e comunque può creare dei rischi. E affrontarlo cioè, anche quando diciamo si è ancora giovani, anche sotto sì, adesso prima esistono dell'adolescenza, con in America, esatto, come quell'intervista di questa mamma, in America esistevano già prima, in Italia adesso li stanno iniziando ad introdurre i bloccanti. Anche quello va discusso, però comunque una cosa che ti evita è l'intervento. Certo. Se tu a 17, ma anche prima dello sviluppo, ti accorgi veramente effettivamente di questa cosa e sei conscio e vuoi cambiare, esistono dei bloccanti che non ti fanno sviluppare, quindi almeno ti eviti degli interventi sul tuo corpo, che è una cosa anche questa da non sottovalutare. La figlia di Brad Pitt, sì. Non so se lei stava iniziando a diventare ma è la vera figlia di Brad Pitt e Angelina... Sì. Angelina sì, era femmina, adesso sta iniziando a diventare maschio, poi adesso ha voluto
un attimo, sì. Però loro gli hanno sempre lasciato fare tutto perché lì in America è molto più libero. Certo, anche sì, questa sì. È una cosa un po'... Sì, bisogna capire. Bisogna capire, gli ormoni quanto, comunque non è che vanno presi così, però sempre sotto cura medica, controlli, esami. E la domanda, Marta. Domandona finale di ogni intervista qui al Mi Ritorni in Mente Show, la più difficile anche. No. Sì, sì, colpisce tutti. Non è così. Il sogno di Andrea. Ah, vabbè. Milionario, vorrei diventare. No, il mio sogno sembra strano, ma per chi vive questo cambiamento, il sogno, come dice anche sempre Francesco, è vedersi allo specchio, è non dico di stare bene, però piacersi, stare bene con se stessi. Questo io penso che è il mio sogno. Infatti, io lo dico, posso morire anche domani. Io sono felice, cioè, nel senso, non ho. Non è che l'unico mio obiettivo nella vita, perché è brutto, bisogna fare delle cose, però questo era una cosa che pensi costantemente a questo, sempre, cioè soprattutto quando sei piccolo. Io una cosa che ho patito è il dover aver ripiegato su tante cose, perché un tempo, per dire tu sai io ero in aeronautica, sì. Io non potevo continuare. Perché lì è o sei maschio o sei femmina, poi le femmine hanno un certo tipo di percorso, i maschi, e quindi anche il dover ripiegare, devi sempre fare tutto per accontentare finché poi questa cosa esplosa e ho preso coraggio e nel 2012-13 ho iniziato tutto, poi l'operazione in realtà è venuta nel 2016. Però questo, quindi io dico il mio sogno più grande di essere, ma questo vale per qualsiasi condizione, al di là della transizione di genere, secondo me l'obiettivo nella vita è essere felici il più possibile, arrivare a questo, essere equilibrati, sereni, in pace con se stessi, ma a prescindere con tutto, con tutti, poi i soldi, il lavoro. Ecco, ad esempio io non sono mai stato, è bello trovare, adesso lavoro, certo, ma non ho mai focalizzato la mia vita sul lavoro, perché adesso questa etichetta del lavoro, proprio di recente, adesso è uscita una cosa, non bisogna basarsi su quello che facciamo, cioè la vita è anche altro, ma secondo me il benessere proprio fisico, psichico è, secondo me, è fondamentale, al di là del lavoro, perché il lavoro, sì, poi se fai il lavoro che ti piace, ben venga, però abbiamo... Diventi la tua identità. Sì, abbiamo molto spesso, quello è. Quello è, certo, mi fa piacere, ha studiato, per carità, però secondo me, io che ho fatto questo percorso, capisci che la vita è proprio, devi essere felice tu, in primis. E secondo me tutte le cose che poi mi sono capitate di conseguenza, perché io, avendo questa pace interiore, cioè io vedo molti miei amici che non hanno nulla da invidiare a me, perché sono nati magari ragazzi bio e tutto quanto, non sono fidanzati, non riescono a fidanzare, sono sempre lì che cercano. È proprio questo approccio che secondo me non ti fa avere le cose. Io che ero spensierato, ero concentrato su di me, è arrivata così, per dire, una cosa inaspettata. E secondo me tutte le cose arrivano proprio così. Devi essere concentrato su di te, ma essere felice, sereno, e le cose poi arrivano. Ma sembra una frase fatta, ma è così. No, anche, cioè, sembra una cosa semplice, banale, ma è così. Io, perlomeno su di me, è stato così. Bene. Guarda, noi ti ringraziamo per aver raccontato la tua storia, Andrea, perché sappiamo che non è facile raccontarla di fronte a delle telecamere. Ecco. Quindi ti ringraziamo veramente, noi speriamo che la tua storia possa essere ascoltata da persone che stanno magari affrontando una transizione di genere o che hanno in mente di farlo, famiglie di persone che appunto la stanno affrontando o che magari stanno decidendo di farlo, e un'importante testimonianza, vedere anche la tua luce negli occhi, la tua felicità, credo che sia la cosa più... No. No, grazie. Se volete un'altra opinione o comunque a seguire, Francesco Cicconetti, faccio pubblicità gratuitamente. Sì, pubblicità lui è molto... No, perché lui parla bene, lui è pacato. No, io mi mangio le parole. Gesticolo, no, lui fa questo, quindi spiega bene, è più tranquillo, in fondo è calma. Io ti assicuro proprio... che spieghi molto bene anche tu, pare. Grazie, Andrea. Grazie. Quasi
in chiusura a questo punto, no Marta? Ah, direi, è vero. Sì, siamo in chiusura e io direi che adesso facciamo un collegamento magari con i bambini, che sì. Ne, che ne dici? Allora aspetta, scusa, io i bambini, sai che i bambini... I bambini. Ecco, vedi, c'è già un bambino lì che si sta facendo male, sì, sì. Che adesso io lo vado ad aiutare perché se si fa male è un casino, no? No, ma aspetta, non puoi lasciarmi caduto, da solo. È un bambino, si è fatto male, poveretto. No, poveretto. Cioè, ma non è possibile. Principi fondanti. Non è possibile, non è possibile. La rubrica Under 10, Marta, dobbiamo fare la rubrica Under 10, bambini. E niente, se n'è andata. Se n'è andata. Vabbè, vediamo, siamo addirittura d'arrivo, proviamo a sentire il parere dei bambini sulla serata, su questa serata un po' particolare. E vediamo se c'è qualcuno collegato, se c'è qualcuno che sta chiamando. Pronto? 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 È un'ora che cerco di prendere la linea. Non so perché. Lucrezia, cioè, sei tu Lucrezia, lo sì. So. C'era la musichetta della linea che mi teneva in linea, eh? Avete messo Mattia Stesano a cantare O Sole Mio per mezz'ora. No, ma non era, ma non... E ti posso assicurare che non è neanche così intonato. Ma sì, allora, senti, Lucrezia, senti, per favore, se, eravamo arrivati quasi alla fine senza di te. Sì. Stava filando tutto liscio, perché... Ma manco ho capito perché mi avete lasciato alla fine. Così il pubblico rimane incollato. Ma no, ma non è vero che ti abbiamo lasciato alla fine per... Rimane incollato in che senso? Perché vogliono vedere te, sentire... Ma certo che sono la star del programma. Allora... Che... Non fare questa risata perché mi vengono i nervi, Lucrezia. Mi stai facendo venire i nervi. Stai calmo che vedo già che ci sta partendo qualcosa di brutto. Lucrezia, senti, allora Lucrezia... Allora, che poi non c'è manco il medico in sala, c'è solo il musicoterapeuta. Ma allora sì, allora non c'è, allora senti posso Lucrezia. Posso dare una mano? Sì, Lucrezia, sei qua. Come, perché hai chiamato di nuovo? Perché non lasci spazio agli altri bambini? Io vorrei sentire una volta un altro bambino, uno. Ma che, cosa ridi? Allora, io sono qui con tutta la famiglia. State guardando lo show? Sì, vi stiamo guardando e ci stiamo tantissimo divertendo. Ah, beh, questo, almeno questo mi fa piacere. Sì, bene, sì. Siamo contenti. Ecco. Siete tutti lì davanti alla TV. Siamo bene. Tutti in salotto. Tutti in salotto? Sì, salutami in... tutta la tua famiglia. Sì. Anche qui dal moscerino salutano tutti la famiglia. Mi saluta. Sì, bene. Vi salutano tutti anche a voi. Sì, grazie, grazie. Però, ecco, va bene. Aspetta che richiudo la nonna, però, ecco. Richiudi sì. Che senso? No, perché c'è poco spazio in salotto, allora la nonna l'ho messa in salamoia, in un barattolo. No, come in un barattolo? Sì. La nonna, ma come hai fatto a farla mettere in un barattolo? Un po' la salamoia per la pressione le fa male, però sì. Vabbè. Senti, allora io non ho paura a sapere che distribuzione avete messo nel salotto. No, quindi... stai tranquillo che sono mamma e papà nell'acquario dei pesci. No, mamma e papà nell'acquario, sì. E poi... Sì. Io ho dato il boccaglio, papà invece 2 mesi fa ha finito il corso di subacquea. Sì, ecco. E quindi sta bene lì. Sì. Poi c'è la vipera soffiante. Sì, la vipera soffiante. Ancora, sì. La vipera soffiante. C'è nella gabbia dei cricetti. No, nella... No, ma sono già morti per altre cause. Ecco, va bene, sì. Sì, altre cause. Poi c'è Davide. Il fratellino. Davide. Sempre che si lamenta questo qui, eh. Cosa hai fatto, Davide? L'ho messo nel vasetto con il bonsai, no? No, nel vasetto col bonsai? Cosa fai lì? Aspetta che tocco. È secco, c'è poca acqua. Ma che si sta lamentando che non c'è acqua, poi gli metto l'acqua. Ma dagli un po' da bere a questo fratellino, per favore. Cosa stai facendo? Io invece sono sul divano. Sì, Lucrezia, sì. Sei sul divano. Con la chaise longue 6 posti. Sì, ecco, tutti. E 5 cuscini. E certo, tu ti sei presa tutto e gli altri non c'hanno niente. Sì, che l'ho comprato da quelli che fanno gli sconti la domenica. Che poi finiscono il lunedì e poi ricominciano il martedì. Sì, ma non facciamo pubblicità, per favore. Ecco, allora, Lucrezia, senti, mi fa piacere che stai guardando lo show. Ti piace lo show? Penso che piace anche alla famiglia, vero? Sì. Ecco. Sì, ci piace molto, ci fa molto ridere. Così detto nonna? Che le fa ridere. Ridere. Ma non mi sputare la salamoia in faccia, sì, però. Sì, va bene. Va bene, Lucrezia. Comunque dicono che i conduttori sono molto bravi. Ah, i conduttori... Ah,
che la conduttrice è una gragnocca. Ah, vabbè, sì. Dipende dai gusti, sì, sì. Punti di vista. Punti di vista. Papà dice che è molto prosperosa. Vabbè, ma, beh, sì. Ma, significativamente prosperosa. Sì. Addirittura, ma non, boh, vabbè. Sì, guida sempre macchine costose. Macchine costose? Ma veramente non ha manco una macchina che io sappia. Boh. Ma, comunque, bravissimi anche i due conduttori. No, veramente siamo in, c'è la conduttrice e poi ci sono io, siamo in due, non siamo in tre. No, i due conduttori, sì, la nonna dice quelli che si chiamano come la marca dei pannoloni, quelli che sei tornato a mettere tu dopo 40 anni. No, ma io non metto i pannoloni, senti. I Pampers! Ma no, ho capito, ma stavo guardando un'altra trasmissione, no, con la Lamborghini e i Pampers, sai quella... Ma no! Ma cosa state guardando? Ma non stai guardando il canale 87? Forse no! Ma allora... Senti, ecco Lucrezia! Perché era così divertente! Lucrezia! Senti, Lucrezia! Adesso metti giù e non chiamerai mai più! Promettimelo! Giura, fai giù in giuretta! Fai giù in giuretta! Giù in giuretta! Dai! Non mi viene! Dai! Non mi viene proprio! Dai! Giù in giuretta! Se sei in difficoltà, fai una puzzetta. No! Allora, Lucrezia, senti, metti giù, non ti voglio più sentire, mai più, Ciao Lucrezia, ciao, via, ciao. Via. Ciao Lucrezia, ciao. Mamma mia, non è possibile. Non è possibile. Vabbè, non è che sono un eroe, si era sbucciato il ginocchio il bambino, gli ho messo sì, un po' di... Allora, però tu il bambino là, sì. Io avevo l'altra bambina, la terribile, la diabolica. La diabolica. Ecco, il mostro. Sì, Lucrezia. Lucrezia, ma mi piacerebbe incontrarla, niente. Non allora, la prossima mai. Volta ci parli tu, Sì, sì, carino sì, sì, sì. C'è una stagione e mezza che... sì, no, non combaciano mai. Non combaciano mai. Comunque, mai. Va bene, fare? Adesso mentre riprendo il respiro, possiamo salutare tutto il pubblico intanto, perché certo. Siamo verso la conclusione, anzi siamo verso la fine. Siamo nella fine e quindi salutiamo il pubblico del Moscerino. Salutiamo il nostro grandissimo musicista Matteo Sibilla. Maestro di piemontese e altri personaggi, Simone! Eccolo! Nonché storico anche, storico! Sì. Storico, di tuttologia si muore, quindi prima o poi morirei. Senti, ma quali sono i soprannomi che tua nonna dà a quelli che fanno lo show? Li puoi dire? I soprannomi? Sì. Tua nonna ha dato dei soprannomi perché a tutti noi. Perché mia nonna noi. È una spettatrice abituale, certo, di questa la salutiamo noi, nonna di Simone, ciao! Ciao, nonna! Come che ti chiami? Allora, Samuel è il Pifurb. Grazie! Pifurb. Marta la Pifurba. Ah, sì, sì. Beh. Come il pulentè la pulentera, no? E poi c'è Matteo. Ah, Sibilla, capisci un po' non canta. Perché canta in inglese. Scusami, nonna, lo so, le circostanze. E poi su Miguel sono culbale anche un menù. Salutiamo la nonna. Salutiamo la nonna. E a questo punto ringraziamo e salutiamo calorosamente, lo facciamo venire qui sul palco il nostro super ospite Andrea. Andrea, eccolo. Pubblico da casa, grazie Vibes con Mattia Stesano, Samuele Benecce e Michele Comba. Grazie. Ci rivediamo.
vediamo giovedì prossimo sul canale 87 per la prossima puntata. E a questo punto, sigla! 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 È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente, che il tempo vola via. Addio, addio, amici, addio. Noi ci dobbiamo lasciare. Ma ehi, io dico che è ok. Io non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare. Addio, addio, amici, addio. Venite.